Catanzaro devastante, Isola Liri travolta e tramortita, schiantati i ciociari ed ennesima vittoria interna stagionale che rafforza la prima posizione dei giallorossi. Il ruggito del Catanzaro è forte, fortissimo e dà un segnale netto alle rivali. La squadra di Cozza difende il primato in classifica dall'assalto del redivivo Perugia, Corsaro a deboli e si stacca di 3 punti dalla Vigor Lamezia bloccata a Giulianova. Non c'è stata partita, il risultato è roboante e rispecchia i valori del campo. La supremazia è stata netta, anche se in qualche circostanza i padroni di casa sono stati fortunati. Nello specifico, in occasione del rigore non accordato agli ospiti e nella circostanza del primo rigore dubbio decretato per il Catanzaro. Circostanze che comunque non avrebbero influito sul risultato finale, nettamente e meritatamente appannaggio del Catanzaro. La squadra giallorossa parte a razzo, al quarto corner di Quadri di Mischia Danna trova la deviazione vincente per l'1-0. Alla 15ª altra tegola per l'allenatore ospite Scianni Manico, si fa male il difensore Quonda Matteo che rimane a terra privo di sensi per qualche secondo, per fortuna si riprende anche se deve abbandonare il campo in barella. Isola minacciosa con un colpo di testa di Caira su punizione dalla tre quarti, traiettoria centrale e Mengoni attento blocca. La difesa ospite salva sulla linea miracolosamente un tiro di Giampà portiere battuto su iniziativa di Squillace dalla sinistra. Contropiede laziale, Russo si presenta davanti a Mengoni che lo tocca, sembra rigore ma non per Oliveri di Palermo che lascia proseguire e le proteste dei ciociari divengono forti quando dall'altra parte il direttore di gara interviene per spinta in aria su Danna. Rigore dubbio ma l'arbitro invece è sicurissimo, dagli 11 metri c'è Masini, tiro non perfetto ma angolato, Coletti intuisce ma non ci arriva, 2-0. Nel secondo tempo la musica non cambia, l'Isola Liri si vede solo una volta su punizione dalla destra ma Mengoni smanaccia in uscita. Il Trissi giunge puntuale al 18esimo, tiro di Masini e gran risposta di Coletti, la respinta finisce sui piedi di Danna che appoggia in rete, doppietta per lui. Cozza cambia, Esposito, Quadri e Maisto con Bugatti, Ulloa e Gigliotti, ma la gara non è finita. Alla 43esimo Ulloa suggerisce una palla filtrante che pesca Gigliotti, questi entra in aria e fredda ancora l'incolpevole Coletti. A tempo quasi scaduto giunge anche la quinta rete, intervento scomposto della difesa biancorossa su Bugatti, il rigore può starci e non starci, l'arbitro anche in questo caso non ha dubbi e decreta un nuovo penalty, ancora Masini non fallisce e chiude la contesa sul 5-0, festa grande sotto la curva per la squadra giallorossa che consolida il primato, primato da difendere però nel turno infrasettimanale di mercoledì a Gavorrano, con i maremmani battuti domenica ad aprile che si giocano tantissimo in prospettiva playoff.